Salve ragazzi, benvenuti ancora una volta su Opinione di Luzzo. Naturalmente oggi portiamo un testo molto importante, dato che ormai è abbastanza noto di quello che è il vivere quotidiano di molti italiani, insomma, purtroppo. E volevo dirvi, proprio in merito a questo, le scelte possono essere tante, insomma, come quella che oggi ho letto e ho visto, diciamo, anche sulla televisione, di una persona che si è spenta buttandosi da un ponte per problemi economici, insomma, di altri che si sono impiccati. Spero che non l'hanno fatto conseguentemente al fatto di come vorrei morire io, che è sempre un noto nostro video, ma qui voglio portare dell'ottimismo, rilanciare positività alle persone. Logicamente la scelta che io ho fatto insieme ad un mio amico che ci vediamo spesso. Noi abbiamo visto lo stimolo, insomma, per generarsi un po' di buon umore e avere un po' più di sorrisi, crearsi a livello collaborativo, a livello di quotidianità del nostro vivere, la scelta di un animale, insomma. Sì, forse molto probabilmente un animale che passi il proprio tempo con voi, con il vostro vivere, logicamente vi dà un qualcosa, un feedback positivo con tutti i pro e i contri, che magari vuole essere portato a spasso, che magari vuole essere coccolato, vi fa sentire la sua lagna perché vuole mangiare, vi fa sentire la sua lagna per le sue attenzioni, ma comunque è sentirsi ricercati, voluti, e magari ricevete anche un senso che vi sentite amati, vi sentite desiderati. Questo magari, sentirvi amati, sentirvi desiderati costantemente in casa da una persona che non è più il vostro compagno di vita o la vostra compagna di vita, la vostra moglie, con la quale oramai si è creata quel tessuto, diciamo, di e pagate le bollette, o siete andati a fare la spesa, cioè dei compitini che vi siete dati l'uno e l'altro, chi più chi meno, quell'animale questo non si innesca mai, quell'animale si dispensa più quello che è la vostra parte emotiva, i vostri sentimenti. Il vostro, diciamo, sentire o avvertire la persona per ciò che nella sua semplicità è, capito? Una forma di compagnia, una forma di una qualcosa che sta con voi a passare il tempo, ok? Con cui non si creano quegli attriti purtroppo che esistono dalla notte dei tempi. Di quei doveri che tutti i giorni dobbiamo assolvere per il nostro vivere quotidiano, che allora in quel caso con la moglie o con una compagna o con un coinquilino vi dovete suddividere, guarda c'è da far questo, guarda c'è da far quell'altro, fai te, e magari questa sinergia può essere più o meno positiva, più o meno spendibile e vi può creare magari degli allontanamenti, delle situazioni anche di disagio e magari. Poi alla fine, se è forte il legame o è comunque sia dell'ottimismo, lo si può ricavare anche da quello, non voglio essere catastrofico in quello. Però sicuramente con un animale è più semplice, più facile, dare anche uno stimolo aggiuntivo anche al rapporto magari col proprio coinquilino o con l'amico, con la moglie, con i propri figli, con il proprio partner o con chi si sceglie. Quindi ragazzi, affrettatevi e dato che c'è la crisi economica, un bel gattino, un bel canile è la miglior cosa. Sicuramente loro sono più desiderosi ancora di avere un compagno di vita. Salve ragazzi, Opinione di Luzzo.